Salve, sono Francesco Leoni. Benvenuti. Oggi vi presenterò. Benvenuti alla sesta ricetta di Fame da Leoni. La ricetta di oggi saranno dei biscotti. E gli ingredienti sono 200 g di burro, 200 g di zucchero, 300 g di farina, 2 uova, mezza bustina di lievito, cioccolato e scorza d'arancia. La ricetta è gentilmente offerta da Angela, che è la mamma di Alice. Grazie Angela. Grazie, grazie, grazie. I miei aiutanti per questa ricetta saranno l'esperta culinaria Maria e lo schiacciatore professionista Simone. Iniziamo con la preparazione della ricetta. Schiacci le uova e le metti qua dentro insieme allo zucchero. Mentre la Maria, che è esperta di cucina, mi taglierà le bucce di arancia alla Julienne. Devono essere più fine. Intanto mettiamo il cioccolato a sciogliere a bagnomaria. Sempre cioccolato, con la fornitura gratis. No, me lo regalano. Ma vabbè, si è capito. Allora, intanto prendi il burro e taglia il burro a pezzettini. Mai. Ma è facile. Ma lei me l'ha tagliati a quadratini. Ormai la Giulia non si può più fare, perché lei sa... Alla... È dato la colpa di piccolo, lo sa fare. No. Alla Julienne tu devi pigliare e fare le cosine così. Tu me la sai tagliare, sembra Picasso. Sì, che tu vuoi, torna, va a lavorare, vai. E adesso mettiamo il burro a sciogliere un po' a bagnomaria, perché deve essere poi malleabile per essere inglobato insieme alla farina, al lievito e alle uova. Bravo. La base per i biscotti è uguale per tutti, però potete mettere al posto dell'arancia, potete mettere i pinoli o l'uva, l'uvetta, sì, l'uva, o l'uvetta, cereali, le gocce di cioccolato, potete riempirlo con cosa vi pare. Guarda che hai fatto una cosa, l'ha fatta male, perché... Non ho fatto una cosa, basta, fammi ancora semplice, fa questo. No, questa è una ricetta semplice, delicata, da accompagnare alle 5 quando prendiamo il tè, perché siamo aristocratici. Adesso uniamo il burro alle uova, non va buttato tutto insieme. No, perché dato che l'uovo contengono tanta acqua, se ci butti tutto il grasso, e il grasso com'è? Idrorepellente, grazie Gabriele, no. si spalda tutto il composto, un po' alla volta, piano piano. Un altro po' di burro. Cambio di guardia, metti via e vediamo un po' la Maria come lo gira. Da culinaria, perché sta pegando avanti, ti piace il capo dentro poi. Può stare anche di vite, a battere l'ova. Oh, guarda che è roba da mangiare, bisogna avere rispetto delle ore. Tieni. Bravo, bello, bravo. Allora, questo è l'impasto dei biscotti. E si mette nella carta da forno. Un po' distanziati. Perché sennò gli altri si attaccano l'uno dall'altro, ma infornato a 150 gradi per 15-20 minuti. Dipende un po' dal forno. Questo è il risultato finale. E adesso possiamo decorare. Per rendere i nostri biscotti ancora più deliziosi. Appetitosi. Appetitosi, bravo. Ok, via. Non te ne do più. A te non te lo do nemmeno. No, parto prevenuto. Non tanto, si fa un po'. La ricetta è finita, buon appetito! Tacchini nel dentro, so quanto riesci, ma... Oh, va!